protagonista di questa giornata a Roma Film Fest, Martin Scorsese. È arrivato pochi minuti fa, sono le 19:10 qui all'Auditorium Parco della Musica. All'interno sta ricevendo il premio alla carriera e lo farà da cittadino italiano. È un ricco doppio appuntamento quello di Martin Scorsese con la Festa del Cinema di Roma 2018. Il regista newyorkese arriva al Parco Auditorium della Musica per ricevere il premio alla carriera dalle mani di Paolo Taviani e per raccontare al pubblico, in un incontro ravvicinato, 50 anni di carriera attraverso le sequenze dei film italiani che lo hanno maggiormente influenzato. Il suo volto, lo sguardo lucido di una mente acuta, visionaria, raffinata, di esteta, è l'emblema di tanti capolavori, da Mean Street a Taxi Driver, a Toro Scatenato, da Quei Bravi Ragazzi a Casino, passando per Gangs of New York, di Departed, di Bene e il Male, di Aviator, The Wolf of Wall Street e Silence. Ma qui a Roma Film Fest, in Sala Petrassi, Scorsese presenterà la versione restaurata di San Michele aveva un gallo dei fratelli Taviani, omaggio alla memoria di Vittorio recentemente scomparso. È un onore unico consegnare il premio alla carriera a un gigante del cinema, ha detto Antonio Monda. Sono entusiasta e commosso di poter celebrare Scorsese non solo come grandissimo regista, ma anche per il suo ruolo straordinario e impagabile nella riscoperta del grande cinema classico e in particolare del cinema italiano. E questa volta il regista parlerà sì di cinema italiano, ma da cittadino italiano. La tanto desiderata cittadinanza, infatti per Scorsese, è arrivata a fine settembre, concessa dal comune siciliano di Polizzi Generosa in provincia di Palermo, che era terra natale di suo padre Luciano. E adesso lo stesso sindaco di Polizzi, Giuseppe Loverde, che lo ha registrato negli albi comunali ed è risultato essere pure cugino del cineasta, ha espresso la volontà di celebrarlo nel paese con un altro riconoscimento alla carriera, magari dalle mani di Giuseppe Tornatore, al quale Scorsese consegnò l'Oscar nel 90 per Nuovo Cinema Paradiso. Ma intanto il primo grande omaggio al regista italo-americano è oggi qui nella capitale, contornato da questo oceano di folla e di estimatori.